Salve a tutti, Franz, al vostro Super Corri! Eccoci qua, ragazzi, Match Point, questo nuovissimo gioco di tennis che noi abbiamo scaricato gratuitamente grazie a Game Pass, perché Xbox naturalmente, che ci ha consigliato l'amico Ario Di Rienzo per fare delle belle partite multiplayer che vedrete in futuro. Arriveranno. Mi piace perché alla fin fine io fino inizio anni 2000 ero un fenomeno col tennis. All'epoca c'era Virtua Tennis, io nelle sala giochi passavo le ore a giocare a Virtua Tennis, ero bravissimo. Poi chiaramente, raga, ho abbandonato, questi sono giochi molto più elaborati e li proviamo. Dai, alla fin fine ce l'andiamo a provare con tante risate. Ecco perché prova di giochi a caso, perché non è sicuramente un gioco che ci faremo una serie. Però è bello provarlo, un titolo nuovo, giustamente è bello provarlo, con Xbox l'abbiamo gratis. Allora, come al solito, Franz, vi dico, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, seguitemi su tutti i miei social. Sul secondo canale oggi c'è Dragon Ball Z Kakarot, che inizialmente volevo portare sul primo, invece poi ho messo sul secondo. C'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per le news in anteprima, i sondaggi ghiotti. C'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per le news in anteprima e scegliere con me cosa fare giorno in giorno sui canali. C'è Fruit Lab e c'è Twitch. Premiamo. Allora, tutorial, yeah. Cerchiamo di capire almeno come si colpisce la palletta. Benvenuto a Match Point, simulatore di tennis realistico e professionale con controlli intuitivi che ti conferiranno potenza e precisione. Per iniziare, usa per posizionare il giocatore quando ti muovi per intercettare la palla. Per scegliere il tipo di tiro, una volta scelto il tiro, per mirare. Scegli in anticipo il tiro per concederti più tempo per prendere la mira. Vai. Allora, questo è un tiro. Questo è un po' più a effetto. Vediamo questo. Questo un po' dritto per dritto. Ottimo lavoro, ora diamo uno sguardo ai vari tipi di tiri. Bene. Colpo di piatto. Oh, e questo è quello un po' più forte, evidentemente. Ah. Ottimo, top spin. Si tratta di un colpo più comune del colpo più comune del tennis. Premi B per usare un top spin. Questi coprono una traiettoria di un arco più elevata alla pallina, rendendola più lenta. Vedete, un po' più tipo effetto. Bello però. Mi piace. Out. Ora proviamo lo slice. Lo slice è utile per rallentare il ritmo dello scambio e guadagnare tempo per riposizionarsi. Ho capito. Lo slice, vai. Se siamo fuori posizione per cercare di recuperare la posizione, vedete? Gli dà un po' un rallentamento alla pallettola. Perché tira così male su? Ben fatto. Tieni premuto RT. Do cazzo sta RT? Qual è RT qua? Ma chi cazzo li sai i pulsanti? Tieni premuto X per giocare una palla corta. Ma non li sai i pulsanti? Qual è RT, raga? Ah! No. Questa è la pala corta, perfetto. RT è questo di qua. Yebba. Perfetto. Ultimo, in per importanza, proviamo il pallonetto provando Y. Ah, hai capito Y a che se cazzo serve? Pallonettazzo! Yebba. Madonna sabato. Minchia, voglio
Bel lavoro, impariamo a controllare la potenza. Tieni premuto per effettuare colpi potenti. Ah, i colpi potenti sono quelli che tieni premuto. Ora diamo uno sguardo alla mira. Dopo aver premuto il tasto di tiro, usa per mirare verso i bersagli. Aiaiai. Yebba. No, cazzo. Nice work. Let's take a look at the volley. La volée è un colpo realizzato a rete, prima che la palla rimbalzi. Per giocare a volée. Play aggressive volleys by pressing A, B, sì, voglio, ma chi ce l'ha? Che ci abbiamo sei mani. Possibile. Oh. Ecco la volée. Ma facciamo? Ah beh, capito, dobbiamo prendere un bordello. Now let's switch to serve. A strong serve wins the point. So to be sure to master your serve technique, press and hold any shot button to start your serve. E quando è al massimo? Non lo vedo io. Power meter is full. Perfect your timing to get the most powerful and accurate serve possible. Il ne vede l'indicatore al massimo, raga. Ah, devo tenere premuto. Like your ground strokes, each button performs a different type of serve. Let's start with a flat serve. Press and hold the A button to hit a flat serve. This is the fastest and most powerful type of serve you can do. A great, great form. Now for the servizio kick. Applica una rotazione avanti la palla tale da procurare un balzo molto alto al contatto esterno. Tieni premuto B per fare un servizio kick. Gives the ball a higher bounce. Press and hold the B button to play kick serves. Fantastic. Passiamo allo slice. Slice serves give the ball more servizio slice, making it curve through the air. This is helpful to force the ball. Mezza flemma, c'ha lo slice. Curve it down the line. Press and hold the X button to play. Federer ci fa una pippa. Servizio a basso Y. E che è questo? Ma che è sta roba qua? Excellent. Now let's look at aiming your serves. After pressing down your shot button, move the left stick to aim where you want the serve to go. Try hitting these targets with any type of serve. Vai, cazzo. No, cazzo. Ancora. Vediamo che Wimbledon è nostra. Now your play against a practice partner. Combine everything you have learned to beat the quest. Hanno ammazzato. Excellent. We're almost done. Dai, siamo pronti, su. Che cazzo ha fatto? Perché tira così forte? Però mi dai punti lo stesso, non l'ho capito. Ah, questo è un jazzek.
Un bel pallonetto. Cazzo di cesso questo. Vai raga, siamo pronti per buttarci una partita molto macabra. No, no, io voglio Christos. Carlos Sainz ci sta pure. Tommy Haas, me lo ricordo, eh. Hellman, quelli là dell'epoca Siga. Minchia, non ci sta nessuno di giocatori. Dai, abbiamo Rublev e giochiamo contro Nishikori. Beh, non sembra difficilissimo, ma vediamo in gara. È bella la grafica. Andrei Rublev, it really is hard to find Kei Nishikori. Nishikori, pite qua. Ah no, cazzo, out, porco zio. Oh, subito 15 di Rublev. E mo ti sparo una cannata. Sì, ma porco zio, Rublev, ma che cazzo c'hai, l'ansia c'hai. Oh, now it's close. He's got two opportunities to break. Oh, he actually. Annaggia Evo, voglio, questo non ci tira mai in mezzo al campo. Però che cazzo, datemi una mano a farmi rimanere in campo, no? Neve. Già ho capito che il tennis non è per me, ragazzi. Vai. Troppo complicato. Oh, ma almeno. E vai, pazzesco. Oh, che pallonetto erpico. Yeba. La rimette in parità Nishi, come cazzo si chiama, Rublev. Rublev. E adesso sono scazzi tuoi. Pam. Ma no, porco zio. Ma perché? Io non lo riesco a capire, raga, perché va sempre fuori. How is this possible? That's three chances to break. It's so important. Cioè, io voglio però, porco zio. Oh, ne è ammazzato, meno male. Non riusciamo a fare punti solo quando batte lui. Nishikori, pite qua. Ah no, cazzo però. Angula mamma, tengole. È tosta, raga. Vai, cazzo. Pareggio di Rublev. Ma perché tiri fuori, coglione? Ma quello che cazzo è passato a fianco la palla, te sto pazzo. No, che culo. Mo che avevo fatto un tiro buono. Sì, ma come cazzo si fa, raga? Non vado dentro mai. Guarda là, va. Cioè, come cazzo devo fare a farla andare dentro? Troppo fatti di cazzo sti giochi.
fatta. Guarda, io sto andando così, io sto premendo sempre dritto, va fuori. Almeno. Porco zio. Dalla. Cioè, non c'è modo per me di tirare dentro. Cazzo, la potevo fare il pallonetto, porco zio. Mo sto stupido io. Anishiko, ma te rombo lo culo. Ditemi voi. Cioè, come si deve fare a tenere la palla in campo? Pazzesca, raga, pazzesca. No, that's not enough. Che cazzo ci pensi a fa'? C'è la madosca assurda, però dai, porco disco, porco. Rai, non so come far stare la palla in campo. We have match point right here. Assurdo. Però è bello. Se imparassi un po' non è male. Va bene così, ragazzi, va bene così. Era solo una prova per capire com'è il gioco, è bello. Bisogna allenarsi e capire come cazzo fare a rimanere la palla in campo, ma vedremo in futuro, se lo riprenderemo in mano, vedremo. Fatemi sapere se vi è piaciuto, perché sì, è divertente. E ci vediamo nei prossimi video del vostro Supercore. Ciao agli occhi.